14.000 visitatori in soli 3 giorni, persone di tutte le età, e la maggior parte di loro non sono collezionisti classici, ma appassionati d'arte che sanno che qui, ad Affordable Art Fair, possono trovare un pezzo unico a portata di tavola. Nel DNA di Affordable Art Fair c'è l'idea di creare connessioni, di mescolare le carte, di gettare ponti tra le generazioni, ma anche tra luoghi lontani, est e ovest. La galleria Art Blue di Singapore espone quadri immensi, mentre la milanese Ash Gallery mette gli uni accanto agli altri, artisti italiani e giapponesi. Noi lavoriamo chiaramente con artisti in linea di massima emergenti per il mercato italiano, comunque poco conosciuti o totalmente sconosciuti, benché siano noti. Per esempio in Giappone, alcuni degli artisti giapponesi che presentiamo, come Kozo Takeuchi, oppure gli artisti che lavorano la lacca tradizionale come Natsuki Kurimoto, sono chiaramente ben quotati, hanno addirittura al loro attivo esposizioni presso importanti musei negli Stati Uniti. Naturalmente non è facile, perché la domanda che tutti chiaramente i collezionisti fanno è: perché devo spendere una certa cifra per un artista che non conosco se a parità di prezzo posso comprare un italiano? Diciamo che la risposta chiaramente io non ce l'ho, è personale. Io tendo a far innamorare chiaramente il collezionista delle stesse opere di cui mi sono innamorato anch'io, altrimenti non sarei qui a presentarle.